Buongiorno a tutti e benvenuti a tutti a questo incontro dedicato alla presentazione dell'ultimo numero degli annali dell'Istituto Storico Italo-Germanico. Questa iniziativa fa parte di una serie di eventi promossi dall'Istituto dedicati al tema della storia ambientale e dell'environmental humanities in generale. Nel sito dell'Istituto trovate anche le registrazioni dei precedenti incontri, oltre che le registrazioni in generale di tutti gli eventi che si sono tenuti in questo periodo e queste iniziative sul tema della storia ambientale proseguiranno anche questo settembre con la settimana di studi dell'Istituto che è dedicata al tema dell'ambiente e infrastrutture tra epoca moderna e contemporanea. All'interno di questa serie di iniziative, insomma, si può inserire anche la pubblicazione dell'ultimo numero degli annali, che è stato curato da me e dalla collega Katia Occhi, e abbiamo deciso di organizzare un seminario a partire da questa pubblicazione, non tanto, insomma, con impulsi autocelebrativi o narcisistici, ma quanto per ragionare su tutta una serie di temi, di questioni con cui ci siamo confrontati durante la preparazione di questo lavoro. Naturalmente sono temi e questioni che dipendono anche da come la rivista è organizzata, da quelle che sono le linee di fondo dell'orientamento della rivista, a partire dall'idea di tenere una periodizzazione lunga che comprenda l'età moderna e contemporanea e ovviamente un confronto tra il contesto accademico e storiografico italiano e quello dei paesi di lingua tedesca. Un altro aspetto che è emerso nel corso di questo lavoro è che la maggior parte dei saggi che abbiamo raccolto aveva un focus particolare sull'area alpina. Insomma, a partire da queste tematiche, da queste riflessioni, abbiamo individuato due relatori che ci sembravano particolarmente adatti a discutere di questi temi e di questi problemi con noi. E prima però di introdurli, naturalmente li ringrazio sin d'ora. Ringrazio anche Elisabetta Lupane che sta curando la regia e però lascio la parola al direttore dell'Istituto, al professor Cornelissen. Grazie Giacomo, buongiorno a tutti. Sono lieto che vi siate collegati al nostro indirizzo per la presentazione del nuovo numero degli annali. I curatori, come l'ha detto già Giacomo, sono Giacomo Bonanni e Katia Occhi, entrambi i colleghi, vi ricordo, dell'Istituto Storico Italo-Germanico. Subito dopo di me daranno maggior dettagli sui contributi. Qui mi limiterò ad alcune osservazioni solamente che potete leggere anche nell'editoriale che ho scritto insieme con Edoardo Totaraolo. Il primo riferimento è quale posizione occupa la storia ambientale all'interno delle scienze umane e sociali. Per lungo tempo la storia ambientale, sembra a me almeno, ha potuto rivendicare per sé soltanto un'esistenza di nicchia. Ma questa fase è ben passata, come si può vedere anche sulla base di questo fascicolo. Nell'arco degli ultimi 20, forse addirittura 30 anni, questa sproporzione si è completamente invertita. La storia ambientale è diventata parte dell'avanguardia di una storiografia dell'impronta spiccamente internazionale. Il secondo punto si riferisce all'istituzionalizzazione della storia dell'ambiente e dei contesti sociali. L'ascesa della storia ambientale a sottodisciplina ampiamente riconosciuta della scienza storica moderna è senza dubbio dovuto in larga misura a impulsi politici e sociali. Succede spesso così, ma in quel caso mi sembra molto, molto chiaro. Mentre negli anni 70 l'ascesa iniziale dell'ambientalismo in molti paesi del mondo occidentale attirò l'attenzione della ricerca, la portata di questo settore si è ora estesa in maniera considerevole. Conseguentemente, molti studi sull'ambiente e sulla storia ambientale sono divenuti un tema rilevante rispetto alle elaborazioni degli orientamenti politici sulla scia della crescente intensità del dibattito pubblico sullo sfruttamento delle risorse naturali e sul cambiamento climatico. La Convenzione di Parigi sul clima del 2015 è indicativa dell'importanza che governi e organizzazioni della comunità internazionale, nonché le ONG, attribuiscono a tali tematiche.
a prescindere dalle loro motivazioni spesso diverse. Oltre che alle circostanze politiche e sociali, l'ascesa e il boom tuttora in corso della storia ambientale, questo è il terzo e l'ultimo punto, sono dovuti a sviluppi e tendenze all'interno della comunità scientifica. Sotto l'influsso di lavori pionieristici provenienti soprattutto dagli Stati Uniti e dalla Gran Bretagna, la storia ambientale si espanda molto rapidamente, divenendo una disciplina internazionale. E questo non si può dire spesso. Ci muoviamo tutti in un mondo internazionale, ma il campo della ricerca che è diventato internazionale è molto più sviluppato nella storia dell'ambiente, paragonato ad altri. Il dibattito riguardante l'antropocene, inteso come una nuova fase nella storia umana, si è venuto a trovare al centro di una nuova macro-storia di nuova concezione a partire dai primi anni 2000. Ma questo successo della storia ambientale può essere attribuito in anni recenti, non da ultimo, ai suoi approcci audaci finalizzati a ottenere nuove forme di interdisciplinarità. E questo è un altro tema che mi interessa spesso la interdisciplinarità, questo è un tema almeno di 20-30 anni, dappertutto nelle università in Europa e oltre i confini dell'Europa. Ma the state of the art nella storia ambientale mi sembra molto più sviluppato in questo senso, in questa direzione, paragonato di nuovo ad altri campi. I saggi qui pubblicati nel nostro fascicolo mettono in luce questa tendenza, queste tendenze. Passo la parola ma qui a Katia e Giacomo per spiegare meglio il programma del fascicolo e anche i tesi principali dei diversi contributi. Grazie per la vostra attenzione. Grazie, grazie professore. E naturalmente do anch'io il mio benvenuto a tutte e a tutti e ringrazio in particolare i relatori che hanno accettato di presentare questo numero monografico dedicato a storia ambientale, nuovi approcci e prospettive di ricerca, Wilco von Hardenberg del Max Planck di Berlino e Luigi Lorenzetti dell'Università della Svizzera Italiana. Quando abbiamo cominciato a pensare a questo numero, eravamo del tutto ignari di quello che ci sarebbe successo nel giro di poche settimane. E pertanto, se siamo riusciti a portare a compimento questo lavoro, è grazie alla collaborazione di tutte le autrici e di tutti gli autori che hanno generosamente accolto il nostro invito e li voglio esplicitamente ringraziare. Una parola di ringraziamento la devo spendere naturalmente anche per l'ufficio editoria e la biblioteca della Fondazione Bruno Kessler, grazie alla quale abbiamo potuto portare avanti questo lavoro in pieno lockdown, quando le biblioteche e gli archivi erano del tutto chiusi. E quindi contando su quel meraviglioso mondo delle risorse digitali che oggi sono diventate per noi gli attrezzi della quotidianità. Nel progettare questo numero degli annali, Giacomo Bonanni e io siamo partiti dalla consapevolezza che la storia ambientale rappresenta cose diverse per persone diverse, come scriveva John McNeill nel 2010, uno tra i più noti storici ambientali, in apertura ad una rassegna pubblicata sull'Annual Review of Environment and Resources. E è questa definizione che ne dà McNeill in quel bilancio di una stagione di studi che è cresciuta progressivamente a partire dagli anni 70 e che ha avuto un notevole successo, come avremo modo di sentire anche dai nostri relatori oggi. Il numero che presentiamo nasce dalla nostra volontà di tenere un ampio respiro, quindi di offrire una panoramica di lungo periodo e come è consuetudine della rivista degli annali, e quindi offrire uno sguardo che comprendesse alcuni casi di studio a partire dalla prima età moderna e per arrivare fino alla storia più recente. Forse sarebbe stato più logico far iniziare la nostra riflessione alla fine del XVIII secolo o dagli anni della grande accelerazione della metà del Novecento, momenti che oggi sono considerati delle periodizzazioni per l'inizio dell'antropocene, l'epoca in cui l'impronta umana sull'ambiente globale ha assunto un carattere così vasto ed intenso da competere con le grandi forze della natura in termini di impatto sul sistema Terra. In realtà la focale della storia ambientale, della cosiddetta storia delle relazioni, insomma, tra le società umane
il resto della natura da cui esse dipendono, si presta per una riflessione di lungo periodo e quindi permette di esaminare sotto nuovi punti di vista questioni consolidate del dibattito storiografico, come ad esempio la storia delle energie, la storia delle risorse, e pertanto di riprendere temi cari alla storia economica, ma ancora all'ecologia storica, solo per ricordare alcuni dei possibili temi affrontati qui. Pertanto in questo quaderno troverete dei saggi a firma di quattro autrici e cinque autori, ricordo appunto Giacomo Bonan, la sottoscritta, Anna Stagno, Vittorio Tigrino, Christian Rohr, Angela Huff, Martin Knoll, Davide Orsini ed Elisa Tizzoni. E alcuni di queste, in questi saggi trovate alcune delle possibili declinazioni di quelle che possono essere oggi considerate le environmental humanities. Naturalmente non voglio sottrarre spazio ai nostri relatori che sono qui proprio per offrire il loro punto di vista sui recenti sviluppi della storia ambientale e mostrando quindi la pluralità dei temi e degli approcci e dei possibili dialoghi con gli altri filoni di analisi. Quindi do la parola ai nostri relatori e non so se vogliamo cominciare rigorosamente in ordine alfabetico con Wilco Graf von Hardenberg, se va bene per voi. Mi confermate? Sì? Benissimo, sì. Allora presento Wilco von Hardenberg, che è ricercatore del Max Planck Institute für Wissenschaftsgeschichte di Berlino. La sua attività di ricerca quindi combina metodi e interessi della storia ambientale e di storia della scienza e si concentra su questioni riguardanti i cambiamenti ambientali, i conflitti socio-ecologici e la tutela della natura, presentando particolare attenzione agli aspetti comparativi nella macro-regione alpina. Wilco ha pubblicato recentemente la prima storia del Parco Nazionale del Gran Paradiso negli anni del fascismo, che è uscito per la University of Pittsburgh Press, A Monastery for the Ibex, Conservation, State and Conflict on the Grand Paradiso. Quindi prego, Wilco von Hardenberg. Grazie mille, e grazie dell'invito, grazie di avermi qui oggi. Mi collego a quello che ha detto il professor Cornelissen, e notando come è vero che la storia ambientale nasce da un forte afflato politico nelle sue origini, ma è anche vero che in tempi recenti questo legame tra attivismo e storiografia si fa meno forte. Questo è dovuto, penso io, al fatto che uno dei desideri espresso da molti degli storici che hanno fatto, ambientali, che hanno parlato della posizione della storia ambientale, è di far uscire la storia ambientale dal ghetto verde, cioè di non occuparsi solo di tutela, solo di cose che sono chiaramente ambientaliste, ma di far capire come le questioni del rapporto tra uomo e natura sono centrali. Nel fare questo, nelle varie storiografie che hanno tutte origini e basi diverse, come notato anche da Giacomo nel suo ottimo saggio, compreso nell'annale, diversi paesi hanno preso aspetti e caratteristiche da diverse tradizioni. Ci sono anche critici della storia ambientale che si chiedono quale sia il ruolo della storia ambientale quando, non so, la geografia storica ha già affrontato questi argomenti negli anni 70 o nel caso italiano, che è molto influenzato dalla storia agraria, dalla storia dell'agricoltura, quale sia il ruolo di una storia ambientale quando questi temi sono già discussi ampiamente da una storiografia precedente. Ecco, non penso di avere una risposta a queste domande, a queste critiche, ma se mi è possibile, penso che sia l'approccio olistico quello che trasforma la storia ambientale in qualcosa di diverso, quindi l'approccio che prende queste diverse tradizioni e le porta ad essere un'unica nuova tradizione. E anche il desiderio di trasformare l'ambiente in una altra colonna della storiografia generale, cioè di uscire dall'essere storia ambientale, dall'uscire in prospettiva
dal desiderio di avere cattedre dedicate alla storia ambientale, che è ancora una questione politica molto importante in questo momento, ma in prospettiva di diventare un elemento di una storia più generale assieme a società, politica, economia. Quindi di portare alla comprensione di tutti il fatto che non si possa fare storia senza considerare come l'ambiente e la natura influenzi l'uomo e anche senza considerare come non esista l'uomo senza natura. Cioè superare questa distinzione tra cultura e natura che è ancora molto forte in molte interpretazioni. Un altro aspetto da considerare, soprattutto considerando parlando del ponte che c'è tra storiografia italiana e storiografia tedesca, o comunque tra le diverse storiografie nazionali, è che la natura, uso questo termine in maniera onnicomprensiva, ci sono dibattiti decennali su cosa sia la natura, cosa sia l'ambiente, se si possa parlare di natura, se abbia senso parlarne perché si crea una distinzione tra uomo e ambiente che è artificiale. Mi scuserete, per comodità dirò la natura immaginando che tutti noi abbiamo un'idea nostra di cosa possa essere la natura. Ecco, non conosce confini, i confini politici, i confini di classe che le società umane creano, nel considerare gli eventi dell'ambiente non hanno un ruolo fondamentale, ma d'altro canto, come storici, non possiamo esimerci dal considerare il fatto che invece le nostre fonti sono fonti statali nella maggior parte dei casi, o sono fonti prodotte da organismi che in un modo o nell'altro sono organismi sociali, quindi comuni, enti, società, lo Stato. E in questa discrasia il fatto di voler fare una storia che superi sempre i confini, per esempio, una storia dell'inquinamento atmosferico che non consideri i movimenti di nubi di inquinamento da uno Stato all'altro, non ha molto senso concentrarsi solo su un luogo quando l'inquinamento si sposta, è poco produttivo, ma le fonti che abbiamo sono legate a specifici luoghi. Quindi la sfida della storia ambientale è di prendere queste fonti locali e trasformarle in qualcosa che vada al di là delle tradizionali storie statali. Dopo questi miei pensieri sono stati adesso ispirati al momento da quello che ha detto il professor Cornelissen come introduzione. Io mi ero preparato per parlare di qualcosa che si potrebbe definire un ghetto verde, perché la mia specializzazione, soprattutto quando si parla di storia delle Alpi, è, come accennato da Katia, la storia della tutela ambientale, e la storia della conservazione. Quindi la mia idea era di presentare oggi a grandi linee delle idee, dei concetti che ho sviluppato negli ultimi anni, anzi ormai un bel po' più di gli ultimi anni, e in particolare in quanto ricercatore associato all'ABISAR, diretto da Luigi ormai quanti anni fa? 8 anni fa, credo. E pubblicati un paio di anni fa in un libro intitolato Al confine delle Alpi ed edito da Fiammetta Balestracci e Pietro Causarano. Allora, visto che molti dei saggi compresi in questo eccellente fascicolo si concentrano sulle Alpi, e anche in questi saggi le Alpi vengono considerate in diversi modi, perché le Alpi sono state lette e presentate nel corso della storia in molti modi diversi. Abbiamo avuto le frontiera fisica, le Alpi insuperabili, invalicabili, frontiera psicologica, le Alpi le vette da raggiungere, bastione della patria, questa è un'idea molto da prima guerra mondiale, oppure nell'immediato dopoguerra il memoriale di guerra, le Alpi come ricordo delle battaglie che si sono state fatte, espressione dell'identità nazionale, per esempio l'Austria che si considera una Alpenrepublik dopo lo scioglimento
dell'impero austro-ungarico. Arena per lo sviluppo personale e sociale, oppure paesaggio paradisiaco, un esempio di natura incontaminata, rarissimo, ma si può sviluppare l'idea di natura incontaminata anche nei posti meno incontaminati. Oppure opportunità sottoutilizzata di sviluppo economico, Olanda desolata e selvaggia. Ci sono tantissimi modi di interpretare questo spazio complicatissimo e spazio che va al di là del confine, perché, come immagino ci aiuterà a capire anche Luigi dopo, è uno spazio di comunicazione più che uno spazio di separazione. E questo vale anche per la tutela. Perché ciascuna di queste visioni non è un dato di fatto, ma è stata l'espressione degli interessi di un determinato centro di potere o di particolari rapporti tra ambiente e società. In particolare, la tutela della natura in area alpina è stata parte integrante di un complesso processo di modernizzazione. Quando si parla di tutela si pensa sostanzialmente a una battaglia di retroguardia, di, come dice il nome, conservazione, di resistenza alla modernizzazione, all'industrializzazione, alla trasformazione territoriale. In realtà, in tutti i paesi, prendiamo già solo i paesi dell'arco alpino, i processi di creazione di parchi nazionali, riserve naturali, c'è un amplissimo range di tipi di enti di tutela attuati. Ognuno di questi nascono in risposta e nascono come conseguenze più che come risposte, ecco, come conseguenze dei processi di industrializzazione. L'industrializzazione trasforma il paesaggio, l'industrializzazione trasforma l'atmosfera e trasforma la società. Alcuni centri di elite di varie città dell'arco alpino, nei due paesi, direi soprattutto Torino da una parte e Monaco di Baviera dall'altra, cominciano a ragionare nel senso che è necessario preservare alcuni pezzi di natura come memorie di una natura passata per poter permettere al resto del territorio di svilupparsi in maniera industriale il più velocemente possibile. Quindi sono delle vetrine di nature passate che sono state costruite in tutto l'arco alpino come, oserei dire, scuse di un'industrializzazione molto forte e di una trasformazione radicale dei rapporti sociali e economici. La letteratura su questi temi è già molto ampia ed articolata, soprattutto in lingua tedesca. Patrick Cooper ha scritto tantissimo sia di storia del Parco Nazionale Svizzero, di storia ambientale austriaca. Altri autori come Martin Schmidt hanno scritto sulla storia dei parchi nazionali, cioè della storia della tutela in area austriaca. Caroline Röder ha scritto del Parco del Triglav in Slovenia. Quindi sono numerosi testi dedicati alla storia della tutela del movimento ecologista in Austria e in Germania, paesi in cui del resto, come notato da Giacomo nel suo saggio, la storia ambientale ha una presenza accademica già relativamente forte e storicamente radicata, anche se questa forza si esprime alla fine in una cattedra dedicata interamente alla storia ambientale in tutta la Germania e molti docenti che lavorano in altri campi e poi dedicano la loro attività di ricerca alla storia ambientale. Come detto, quindi, la tutela della natura è stato un elemento integrante del processo di modernizzazione. Una delle forme di utilizzo della natura venute alla luce tra il XIX e il XX secolo e che si sono poste in conflitto con i modelli tradizionali di uso delle risorse esistenti nell'arco alpino. Con questo intendo che, allora, quando si crea un parco, come ha scritto lo storico ambientale americano Carl Jacobi, è molto semplice tracciare un confine e dire, ecco, questo è un parco.
ma riempire questa linea di contenuti vuol dire intervenire sulle attività che i gruppi sociali che vivono in quella zona facevano con quel territorio precedentemente: pastorizia, taglio del bosco, caccia. Vuol dire imporre delle nuove regole che sono in contrasto con i movimenti e i pensieri e le attività sociali dei gruppi residenti. Questo, al contrario della storia della tutela negli Stati Uniti, in cui la percezione di questo conflitto è arrivata molto tardi, perché le popolazioni lì residenti non venivano considerate realmente popolazioni, ma selvaggi. In area alpina e comunque in tutto il continente europeo, in cui gli abitanti di queste zone erano comunque cittadini o soggetti del re, erano comunque partecipanti in un modo o nell'altro del sistema sociale generale, e in parte alcuni di loro erano anche membri di una o altra forma di elite, era stato molto più difficile annullare queste popolazioni attraverso la tutela per creare dei parchi in cui, nella speranza dei conservazionisti, la natura si potesse esprimere liberamente. Quindi, mentre la crescente industrializzazione creava le condizioni per uno sviluppo insostenibile, alcuni gruppi tentavano di conservare degli spazi naturali. Però, come accennato, visto che i due processi sono coevi, il movimento conservazionista si trovò a contrastare non le nuove pratiche distruttive dell'industrializzazione, ma i tradizionali modelli di utilizzo delle risorse per sostituirli con metodi ritenuti più scientifici o razionali, oppure vietarli in ragione dei loro pretesi effetti distruttivi sul paesaggio e sull'ambiente. Si trattò dunque dell'imposizione sul territorio e sulle comunità di interpretazioni di cosa fosse naturale o degno di essere conservato, prettamente urbani ed elite. Quindi la tutela della natura va letta oltre i confini della tutela stessa, come una questione di equilibri di potere e conflitti sociali sui modi di gestione delle risorse. Io mi sono occupato principalmente di tutela in epoca fascista, e guardando comparativamente all'Italia, l'area di lingua tedesca, nel XX secolo, è derogabile considerare la questione dei fascismi. Mi scuso qui, la mia prospettiva è molto contemporaneista, non riesco a muovermi fino ai secoli dell'epoca, della prima epoca moderna, ottimamente considerati nel saggio. Comunque, ci si è posti frequentemente la domanda se i fascismi europei abbiano avuto un carattere modernizzatore o retrogrado, ma ad oggi non si è ancora riuscito a dare una risposta a questo vivace dibattito storiografico. Questo perché si può notare una compresenza di spinte in entrambe le direzioni. I fascismi, in cui includo anche il nazismo per comodità di terminologia, hanno almeno in potenza sintetizzato gli elementi ideologici antimoderni derivati dalla reazione al positivismo che caratterizzarono il primo dopoguerra, con la necessità economica di dare risposte pratiche di modernizzazione a un sistema in crisi. Per esempio, sebbene il lungo dibattito sulla creazione di parchi nazionali in Italia abbia trovato, a causa delle contingenze politiche, una sua realizzazione un mese dopo l'avvento al potere del fascismo, il rapporto tra il regime fascista e le politiche ambientali è stato contraddittorio. Ci fu un divario tra retorica e prassi, la retorica essendo difesa della natura italica e la prassi essendo una bassa considerazione reale per i vari parchi naturali fondati in quegli anni. Questo divario portò in molti casi a bloccare iniziative legislative che, in termini di sostenibilità, si sarebbero anche potute valutare positivamente.
Vale dunque per il fascismo italiano l'affermazione fatta dallo storico Karl Ditt sul nazismo in Germania, cioè che il suo vago interesse per l'ambiente naturale e in particolare per la conservazione derivava dai bisogni della propaganda e si tradusse in meri processi burocratici che non ebbero quasi effetti pratici. In generale, nell'arco alpino, l'interesse per i parchi nazionali come elementi fondanti di una politica di tutela risale agli inizi del XX secolo, una trentina di anni dopo che l'idea di un parco nazionale nacque negli Stati Uniti. Il primo parco nazionale fu istituito nel 1914 in Svizzera, tra il 1909 e il 1914 per essere precisi, e nacque con un approccio che si può considerare unico nel panorama della storia del conservazionismo alpino. Come accennato nel saggio di Knoll e Ruf sull'ecologia sociale del turismo, l'amministrazione del parco svizzero adottò fin da subito la posizione che gli interventi umani nei processi naturali andassero ridotti al minimo, se non del tutto banditi. L'obiettivo era di creare una riserva in cui gli scienziati potessero osservare il naturale sviluppo dei processi ambientali, piuttosto che di offrire uno spazio ricreativo a eventuali turisti. E questa iniziativa ebbe un buon successo. Già fin dai primi anni dell'istituzione del parco svizzero vennero fatte ricerche sull'effetto positivo della mancanza di bestiame sui pascoli, sulla crescita dei prati e delle piante alpine. I primi parchi alpini italiani, il Gran Paradiso e lo Stelvio, ebbero una storia molto diversa. Ecco qua, questa è una mappa di alcuni dei parchi che, se potete vedere la condivisione dello schermo, è una mappa di alcuni dei parchi che, di cui parlerò oggi. Sono i parchi storici fondati in area alpina. Manca il Triglav perché non ho fatto una mappa nuova per questa occasione, ma ho preso una mappa da un articolo che ho pubblicato qualche anno fa. Quindi la creazione a dicembre del 1922 del Parco Nazionale del Gran Paradiso, segnato come 2 in questa mappa, fu spesso vantata dal regime fascista come un prodotto del suo approccio pragmatico e del superamento delle lungaggini decisionali dell'era liberale. Ma l'istituzione dell'ente di tutela fu dovuto a un processo di costruzione di questo ente che era durato anni in era liberale e non fascista. Quindi se la fondazione del Parco Nazionale Gran Paradiso può essere fatta risalire a una certa casualità, a un concorso inaspettato di condizioni favorevoli, lo stesso non si può dire del secondo parco alpino istituito in Italia durante il ventennio, quello dello Stelvio, istituito nel 1935. Questo nacque per una varietà di motivi. Già appena il Parco Nazionale Svizzero era stato fondato, era stato proposto di creare un parco italiano nell'area di Livigno, cosa che i naturalisti italiani avevano visto criticamente perché non consideravano l'area di Livigno geograficamente in Italia, quindi che non avrebbe tutelato specie originariamente italiane. Ma nel corso dell'anno l'area dello Stelvio ottenne un valore simbolico molto forte in quanto area di confine, zona in cui correva la linea del fronte della Prima Guerra Mondiale. Quindi l'idea di creare un parco lì negli anni 30 derivò da una volontà di costruire un nuovo simbolo dell'identità nazionale in un'area di confine entrata solo da poco a far parte del Regno d'Italia e da un desiderio di promuovere il turismo in montagna. In Germania e in Austria, anche lì esistevano riserve di caccia reali o imperiali, soprattutto nelle Alpi attorno a Salisburgo. E anche questi erano esempi come il Gran Paradiso di proto-tutela.
ma in occasione della fine dell'impero austro-ungarico, non essendoci più un imperatore, non essendoci più una casa reale, mancò, al contrario dell'Italia, la possibilità di procedere a una loro immediata trasformazione in riserve naturali. Quindi non fu possibile procedere lungo quella complessa combinazione di processi decisionali che portò alla creazione del Parco del Gran Paradiso in Italia. In Austria e in Germania, il movimento conservazionista del resto era in prima battuta interessato alla creazione di parchi naturali ispirati al cosiddetto modello americano, piuttosto che a quello svizzero che aveva ispirato invece il Gran Paradiso, cioè di parchi dedicati alla ricreazione delle masse e alla promozione del turismo. Questo interesse per la tutela condusse già in epoca asburgica il Deutsche und Österreichische Alpenverein, il club alpino tedesco e austriaco, a proporre anche l'istituzione di un parco naturale nell'area dell'odierna Slovenia, attorno alla valle dei laghi di Triglav, un poco a nord di Trieste. Comunque, durante la Prima Guerra Mondiale, come accennato parlando dello Stelvio, le Alpi divennero uno dei simboli principali del carattere nazionale pantedesco, seguendo un'evoluzione parallela a quella delle percezioni delle Alpi in Italia. Quindi questo favorì le spinte per l'istituzione, sempre sotto l'impulso del club alpino, di un'area protetta nella regione degli Alti Tauri, segnata con il 7 sulla mappa, studiata in dettaglio da Ute Haselöhr. Negli anni a ridosso della Seconda Guerra Mondiale, il club alpino si era diventato proprietario di vari terreni in quella area e già nei primi mesi dopo l'Anschluss dell'Austria da parte della Germania erano stati redatti nuovi piani per creare un parco alpino tedesco che avrebbe dovuto avere un forte valore simbolico parallelo a quello del Parco dello Stelvio in quanto primo reale parco pangermanico. Ancora nel 1942, quindi a guerra molto avanzata, ebbe luogo una serie di incontri ufficiali relativo all'istituzione nell'area di una riserva naturale. Il progetto venne poi abbandonato ovviamente per le successive evoluzioni dello scenario bellico, ma l'importanza dell'emergente industria turistica, piuttosto che di un afflato di preservazione dell'ambiente per il bene dell'ambiente stesso, diventa evidente se si considera che nella stessa regione era stata inaugurata, pochi anni prima, una alta strada alpina, l'alta strada alpina del Großglockner, che favorì notevolmente lo sviluppo del turismo motorizzato di massa. Progetti simili vennero tentati di tradurre anche nel Gran Paradiso, citando esplicitamente l'esempio della strada panoramica alpina del Großglockner. Nel Gran Paradiso vennero fatte varie proposte, tra il 35 e il 40, di creare un sistema di strade panoramiche che facesse il giro completo del massiccio del Gran Paradiso, permettendo a tutti di vedere il massiccio da ogni angolazione. Il mio tempo sta per concludere, se non sbaglio, credo di manchino 4-5 minuti. Tutto, quindi tento di arrivare a una conclusione di questa panoramica brevissima sulle differenze tra le storie della tutela tra la zona di lingua italiana e la zona di lingua tedesca. Esiste un altro caso, l'attuale Parco Nazionale Tedesco di Berchtesgaden, che è segnato nella mappa con l'8, che invece era più legato a un'idea di tutela botanica pura, quindi di tutela per motivi scientifici, che però in epoca nazista venne trasformata completamente e divenne più forte l'idea di usarlo come simbolo della propaganda tedesca. Questo, scusate, mi è scattata la foto, questa è un'immagine di tutte le aree di tutela attualmente esistenti nell'arco alpino. Comunque, leggendo la modernizzazione attraverso la lente della conservazione, si nota una forte variabilità geografica e cronologica. Il Parco Nazionale del Gran Paradiso fu istituito sotto i migliori auspici e assistette poi a un difficile adeguamento alle pressioni della comunità locale, che erano contrariate dall'istituzione del parco,
e essere poi distrutto nel corso degli anni 30 in un processo di fascistizzazione radicale del parco. In maniera simile anche il parco di Berchtesgaden, istituito come luogo di ricerca botanica, a seguito dell'avvento al potere di Hitler, divenne un'istituzione di propaganda dal forte orientamento turistico. Ben diversa fu la storia in area trentina e in un certo senso anche negli Alti Tauri. In questo caso, i primi 20 anni di esperienza di tutela furono segnati da una certa inefficacia, soprattutto a causa della mancanza di reali strumenti attuativi di questi parchi e di un certo disinteresse istituzionale per l'ambiente naturale. Al contempo, però, questa fase fu segnata da una bassissima conflittualità sociale, al contrario di Berchtesgaden e del Gran Paradiso. Questo è un dato che, se vengono presi a confronto altri casi di parchi istituiti in altre regioni del mondo, può essere indicativa della poca incisività dell'intervento. Un'efficace tutela della natura ha infatti sempre avuto un qualche effetto sui diritti di accesso e riserso delle comunità locali. Quindi ha sempre creato una forma di conflitto che può essere risolta violentemente, come in alcuni casi, o può essere risolta per contrattazione attraverso compensazioni economiche. Questo è indipendente, ma un conflitto viene sempre a galla. Si può affermare inoltre che negli anni del regime fascista o dei regimi fascisti in area alpina, la tutela ebbe un impatto fondamentalmente a livello pubblicistico ed opinione, soprattutto per i suoi legami con la promozione della nascente industria turistica e la difesa dell'identità nazionale nei diversi paesi interessati, piuttosto che effetti positivi nel senso di una reale conservazione dell'ambiente naturale. E questo penso abbia interessato l'intero arco alpino in tutto il periodo dal 1919 al 1939. Vi ringrazio per l'attenzione e tento di uscire dalla condivisione dello schermo. Grazie mille. Grazie Wilco von Hardenberg, grazie per la tua densa presentazione. La parola adesso va a Luigi Lorenzetti, che è professore titolare presso l'Università della Svizzera Italiana Mendrisio, dove dirige il Laboratorio di Storia delle Alpi. Oltre al coordinamento redazionale della rivista Storia delle Alpi, Sua des Alpes, Geschichte der Alpen, egli è membro dei consigli scientifici di varie società, tra cui la Società Svizzera di Storia Economica e Sociale e la Società Svizzera di Storia Rurale. Dopo aver dedicato le sue ricerche alla demografia storica e alla storia della famiglia negli ultimi anni, i suoi lavori hanno riguardato le dinamiche territoriali e dei regimi di proprietà, oltre che ai fenomeni migratori nell'area alpina. Recentemente ha curato con De Corzin e Anneliese Ed König questo volume Relire l'altitude, la terre et ses usages, Suisse et l'espace environnant, che è uscito a Neuchâtel nel 2019. Do la parola a Luigi Lorenzetti e lo ringrazio ancora per aver accettato il nostro invito. Prego. Grazie mille e buongiorno a tutti. Anche se a distanza è un vero piacere partecipare a questo incontro dedicato alla presentazione del nuovo numero degli annali dell'Istituto Storico Italo-Germanico in Trento. Una rivista, mi piace ricordare, che nei suoi anni di attività e di esistenza non ha mai cessato di farsi promotrice del dialogo tra la cultura storica italiana e quella tedesca e a svolgere quindi un importante ruolo di ponte tra appunto la ricerca storica a nord e a sud delle Alpi. Ecco, questo numero che presentiamo oggi, curato da Giacomo Bonanni e Katia Occhi, certamente non smentisce questa vocazione, proprio perché fornisce ai lettori una raccolta di saggi, uno spaccato di diverse angolature e approcci della storia ambientale, e illustrando appunto le diverse piste o alcune piste di analisi e di indagine che sono rappresentative dell'odierna ricerca sulla storia ambientale in Italia e in due altri paesi alpini, appunto la Svizzera e l'Austria. Ora, come
come ci ricordavano i curatori nella loro introduzione e anche il professor Cornelison nella sua introduzione, la storia ambientale, lo sappiamo, è un terreno di ricerca che negli ultimi anni ha conosciuto evidentemente, certamente, un rapidissimo sviluppo, complice anche, e il professor Cornelison lo ricordava, complice anche il problema con cui siamo confrontati oggi riguardanti i cambiamenti climatici, la crisi ambientale, la perdita di biodiversità, la deforestazione, desertificazione, inquinamenti, eccetera, eccetera. E dunque tutti questi elementi che contribuiscono anche a mobilitare l'opinione pubblica, e ne abbiamo moltissimi esempi proprio in questi ultimi anni. In realtà, e l'abbiamo già stato sottolineato più volte, la storia ambientale ha dietro di sé però un percorso pluridecennale che va, direi, oltre l'effetto moda. Dunque, quello che oggi la storia ambientale non è, credo, unicamente un effetto moda dettata dalle contingenze, dalle condizioni del momento. E in più può contare oramai, credo, poter dire, tre generazioni di storici che progressivamente hanno arricchito e diversificato gli approcci, gli intenti, direi anche, di questo tipo di ricerca. Ecco, ripercorrere l'evoluzione, come ha ben fatto Giacomo Buonanni nel suo saggio, è certamente utile, credo sia veramente molto importante, un esercizio utile per meglio capire la sua rilevanza e la sua collocazione all'interno dell'attuale panorama storiografico. Ma sia da prima vista il percorso, diciamo così, della storia ambientale dagli anni 60-70, dalle origini fino ad oggi, sembra grosso modo, potrei dire, piuttosto chiaro, ecco che la sua natura, la sua essenza rimane difficile da afferrare a causa proprio del suo continuo evolvere, del suo, ma anche del suo richiamarsi a svariate tradizioni storiografiche. Detto in parole povere, si potrebbe dire quasi che nel suo mezzo secolo di vita la storia ambientale ha conosciuto un processo di istituzionalizzazione, con la presenza di cattedre oramai in moltissime università nel mondo, ma che non è andata di pari passi con una sua vera e propria formalizzazione. Tant'è vero che, al di là di delle definizioni citate anche nel volume di McNeill sulle relazioni uomo-ambiente, capire realmente cos'è la storia ambientale, dal mio punto di vista, rimane comunque qualcosa di abbastanza complesso. D'altronde lo aveva già sottolineato 20 anni fa Marco Arniero, secondo cui, e cito la sua frase, nella storia ambientale ci sta dentro un po' di tutto, dalla storia delle città a quelle dei boschi, dalla storia dell'inquinamento alla storia delle mentalità e della cultura, dalla storia della scienza e della tecnica a una storia della natura in se stessa. Dunque, Arniero già 20 anni fa aveva ben capito l'indirizzo molto diversificato di questa nuova disciplina. E a ciò, ne abbiamo già parlato, Wilco ne ha accennato anche, si aggiunge il carattere polisemico di alcuni concetti chiave per la storia ambientale, natura, ambiente, e qui penso ad esempio allo scollamento attorno all'identificazione tra natura e wilderness, che a lungo è stata difesa dai ricercatori, soprattutto americani, in buona parte in contrapposizione con gran parte degli studiosi di altri paesi per i quali la natura è prima di tutto un oggetto socialmente costruito. E poi non da ultimo va dimenticato, e ancora una volta Wilco l'ha già menzionato, il debito dell'odierna storia ambientale verso alcuni filoni storiografici che in modi e in gradi diversi hanno, per alcuni aspetti, aperto la strada all'integrazione della natura nella storia. E qui penso naturalmente alla geostoria di Lucien Febvre e di Fernand Braudel, alla storia del clima di Leroy Ladurie, all'ecostoria di Robert Delors, alla storia ecologica di Georges Bertrand, ma anche alla geografia umana, evidentemente, di Lucio Gambi, o ancora la storia del paesaggio di Eugenio Turri, naturalmente. Ecco, non voglio addentrarmi
in questo tipo di tematiche che credo necessiterebbe una trattazione ben più approfondita di quanto io sarei in grado di fare. Mi sembra però che una storia ambientale oggi abbia tutta la sua ragione di esistere nella misura in cui non è, e ripeto, riprendo anche il concetto espresso da Vilco, non sia una semplice rivisitazione di questioni e di temi già affrontati dai filoni a cui accennavo poc'anzi, ma sia in grado realmente di sviluppare nuovi approcci, nuovi interrogativi, nuove questioni, di mobilitare nuove fonti naturalmente. E tutto questo però aggiungerei anche senza rinnegare le varie tradizioni intellettuali e storiografiche, direi quasi anche nazionali, a cui in un modo o nell'altro la storia ambientale fa capo. Ecco, in questa prospettiva credo che un aspetto che viene sovente sottolineato per caratterizzare la storia ambientale è la sua vocazione interdisciplinare. Giacomo Buonan l'ha sottolineato nel suo intervento, nel suo saggio, rilevando come, e cito la sua frase, la storia ambientale rappresenterebbe un vero e proprio paradigma interdisciplinare in grado di raccordare storia e scienze naturali. Ecco, io non mi occupo in senso stretto di storia ambientale e quindi non sono in grado di valutare il reale grado di raccordo tra storia e scienze naturali. Riprendendo però le parole di alcuni anni fa, a dire il vero, di Geneviève Massard-Guilbault, una storica ambientalista francese, v'è da credere che oggi rimangono in campo due storie ambientali, grosso modo, schematizzando un pochettino, quella degli storici veri e propri, noi, e quella degli specialisti delle scienze ambientali, che peraltro, secondo questa storica francese, rappresenterebbe la parte più rilevante della produzione storiografica o della produzione della storiografia ambientalista attuale. Questa seconda produzione ha certamente il merito di aver mostrato che i risvolti scientifico-naturalistici hanno delle implicazioni dirette sul piano sociale e politico, e da qui dunque l'interesse degli storici a tener conto strettamente anche di questa dimensione, di questi risvolti. In vari casi però credo che rimanga questa storia della storia naturalistica, se così posso esprimersi magari in modo un po' rozzo, rimanga legata o segnata da alcune ambiguità, che consiste tra l'altro ad esempio nell'applicare al passato i metodi dell'ecologia, mettendo da parte ogni preoccupazione di contestualizzazione storica, che evidentemente dal punto di vista dello storico rimane un aspetto imprescindibile. E qui gli esempi sono molteplici, non mancano certamente. Per rimanere in ambito alpino, la storia economica evidentemente è probabilmente l'ambito disciplinare che maggiormente ha stimolato le ricerche di storia ambientale. E qui penso semplicemente a tutte le ricerche dedicate alla gestione del territorio, alle varie forme di uso delle risorse, ma anche alle dinamiche legate alla modernizzazione, all'infrastrutturazione del territorio, strade, industrie e così via. Consideriamo ad esempio il caso dei fondovalli alpini, sui quali tra l'altro ho avuto occasione di lavorare in questi ultimi anni. Ecco, gran parte di questi lavori si è focalizzata sulla gestione, appunto, come dicevo, delle risorse attraverso, ad esempio, l'ottica dei regimi di proprietà, oppure attraverso l'ottica degli aspetti tecnico-ingegneristici e agronomici sviluppati o connessi con le grandi opere di correzione dei fiumi, di bonifica delle aree umide, e tutte queste opere quindi che toccano in modo più o meno profondo l'arco alpino tra la metà del Settecento e la prima metà del Novecento. Ecco, da alcuni anni a questa parte, a questi lavori di stampo prettamente storico si sono affiancati anche tutta una serie di analisi
che si interessano in modo particolare alle ricadute ambientali di queste opere, ad esempio in termini di copertura vegetale, ad esempio in termini di modifica delle biodiversità o anche in termini di creazione di nuovi rischi ecologici. Questi lavori evidentemente sono condotti in larga misura, non solo ma in larga misura, da specialisti di geomorfologia, da ecologi e così via. E talvolta sono anche sviluppati e utilizzati anche in una prospettiva di problem solving, vale a dire anche, per esempio, nel caso specifico, per lo sviluppo di progetti di rinaturazione di queste aree. Progetti di rinaturazione sviluppati, promossi da enti pubblici, ma anche da architetti paesaggistici che si occupano appunto della progettazione, della messa in opera di questi interventi. Ne abbiamo molti esempi, pensando alla Svizzera, il primo che mi viene in mente è la Valle del Rodano in Vallese, in cui negli ultimi anni appunto sono stati promossi lavori di rinaturazione che fanno capo appunto anche a questi lavori di ricostruzione storica delle discipline naturalistiche che hanno fornito forti, importanti informazioni di carattere storico appunto proprio in ottica di intervento di rinaturazione. L'impressione però, a dire il vero, è che l'approccio problem solving di questi progetti sia talvolta privo di quel substrato storico che permetta di andare oltre la pura dimensione o la stretta dimensione ambientale e naturalistica e che sia in grado anche di integrare altre dimensioni, tra cui quella economica, tra cui anche quella storico-patrimoniale, ad esempio. E dunque ecco che possiamo sollevare alcune domande di fronte a questo tipo di interventi. Quali sono i costi di tali interventi e in particolare i costi patiti dalle attività agricole? Generalmente questo genere di interventi toccano direttamente aree agricole, dunque vanno a scapito soprattutto di quella parte economica che oggi è considerata spesso e volentieri quasi residuale, insomma, l'agricoltura e le superfici agricole. Secondo aspetto da tenere in conto: quale tipo di natura intendono ripristinare le opere di rinaturazione? Qui naturalmente siamo nell'ambito di una certa vaghezza insita nel progetto stesso, perché ci riferiamo a una rinaturazione che riporta a una situazione precedente alle opere di bonifiche o a 300, 500, 1000 anni prima. Non sappiamo evidentemente, non è possibile stabilirlo. In più si tratta nel caso dei territori precedenti queste opere di bonifica o di correzione del fiume, non si trattava evidentemente di zone naturali in cui l'uomo non era presente. Erano evidentemente zone utilizzate, sfruttate, con forti valenze economiche che le opere di rinaturalizzazione evidentemente non contemplano più, perché sono cambiati i contesti economici e sociali. Dunque ci ritroviamo in contesti evidentemente diversi. Terzo aspetto, forse anche da considerare, è che si tende a dimenticare che anche i paesaggi delle bonifiche e delle correzioni fluviali sono paesaggi agrari, certo, ma sono anche paesaggi dal valore patrimoniale. Dunque si tratterebbe di capire a quale precedenza dare a una patrimonializzazione di un tipo piuttosto che un altro. È possibile gerarchizzare il valore patrimoniale dei paesaggi a seconda del loro grado di, tra virgolette, naturalità? È una domanda, credo, che vada posta. E così via. Ce ne sono altre domande che potrebbero essere poste su questi aspetti. L'uso funzionale della dimensione diacronica storica nello sviluppo di analisi a valenza applicativa le ritroviamo poi in altri contesti, anche nell'ambito ad esempio degli studi sui rischi naturali, in cui prevalgono gli approcci, ancora una volta, delle scienze naturali. E qui penso ad esempio
al ruolo assunto negli ultimi anni, l'importante ruolo che hanno le ricerche sulle foreste, sugli ambiti boschivi, per far fronte ai rischi di incendio, ai rischi dettati dagli eventi meteorologici estremi. Qui pensiamo a quanto è capitato in Trentino, nel Bellunese, alcuni anni fa, tutti eventi legati ai cambiamenti climatici. Ecco, sempre più frequentemente queste analisi uniscono i metodi delle scienze naturali, penso ad esempio, pensando a delle ricerche svolte qui in Canton Ticino, alle analisi sulla presenza dei microcarboni nei sedimenti lacustri per ricostruire l'intensità e la frequenza degli incendi boschivi nei millenni passati, dunque si ritorna a epoche estremamente remote. E dunque tutti questi elementi, tra l'altro li ritroviamo anche in alcuni testi del volume, sono elementi importanti nella ricostruzione dei rischi naturali. I rischi naturali però sono un campo di indagine in cui l'analisi propriamente storica può fornire importanti informazioni. E qui penso ad esempio, tra i vari casi citabili, le analisi svolte condotte all'inizio degli anni 2000 dai colleghi dell'Università di Grenoble dedicati alla memoria, al ruolo della memoria nella costruzione della cultura del rischio, che per certi versi questa cultura del rischio ha retto le forme di gestione degli spazi di protezione, le foreste in primo luogo, ma anche che è una cultura del rischio che ha espresso una specifica cultura architettonica e che ha impresso addirittura, si potrebbe dire, nelle popolazioni locali delle vere e proprie mappe mentali. Ecco, queste analisi di impronta, di indirizzo prettamente storico, sono poi confluite nelle analisi geofisiche ambientali proprio al fine di aggiornare la cartografia dei rischi naturali nelle zone che erano state prese in considerazione nella regione di Grenoble, nelle montagne dell'Isère e così via. Ecco, è un esempio, credo non ne esistano molti, a dire la verità, è uno dei pochi esempi, credo, in cui la ricerca storica, alla ricerca storica è stato riconosciuto un orientamento problem solving, un chiaro orientamento problem solving, in cui la ricerca storica è servita direttamente a delle applicazioni concrete, a risolvere problemi ambientali diretti, concreti del mondo odierno. Questi brevi esempi poi mi portano naturalmente a ribadire l'importanza per la cultura ambientale degli approcci che propongono il divenire storico delle pratiche di integrazione tra uomo e ambiente. Consideriamo ad esempio il tema della copertura vegetale e della biodiversità. Attualmente, lo sappiamo, oggi grande attenzione viene rivolta verso le piante neofite, la presenza di queste varietà importanti da altri continenti, da altri ambienti, generalmente considerate nocive per la biodiversità e per l'integrità stessa degli ecosistemi. Questo però dimenticando che molte volte, spesso e volentieri, molte aree, penso all'arco alpino o all'arco subalpino, molte di queste aree, i paesaggi arborei sono il frutto di azioni umane legate all'importazione di varietà provenienti da altri contesti ambientali. Penso ad esempio ai cosiddetti paesaggi dei laghi subalpini. Il paesaggio dei laghi subalpini sono in buona misura il prodotto dell'industria turistica, che durante la Belle Époque ha favorito l'importazione di piante destinate a dar forma a giardini, a vedute panoramiche, in cui l'intento era quello di creare dei veri e propri paesaggi eclettici attraverso l'impianto di varietà estremamente diversificate, di varietà tropicali, la palma di Fortune, per esempio, fino alle varietà montane, penso ad alcune conifere provenienti dall'Oriente o dal continente americano. Ecco, un tempo, appunto,
l'epoca della Belle Époque in particolare, un tempo valorizzate come elementi ornamentali e arricchenti del paesaggio, dei panorami subalpini, ecco che le neofite oggi appaiono soprattutto nella loro veste di rischio ambientale, come presenze suscettibili di alterare i paesaggi e di ridurre la biodiversità. Ora, naturalmente io non voglio negare i reali problemi fitosanitari che queste presenze implicano sull'ambiente e sugli equilibri naturali dei boschi e dell'ambiente in generale. Vi è però da chiedersi se questa preoccupazione non sia la stessa, per esempio, di quella che affiorò quell'epoca, durante la Belle Époque, di fronte alla costruzione dei grandi hotel, dei palace hotel, visti, non a torto, tra l'altro, a quell'epoca da una parte della società come degli elementi estranei al contesto locale, ma che oggi ci appaiono come dei segni caratterizzanti del paesaggio alpino. Questi imponenti edifici che a quell'epoca erano stati inseriti in ambienti del tutto a loro estranei, come presenze urbane, della civiltà urbana nella montagna, oggi li consideriamo come appartenenti al panorama culturale, al patrimonio culturale di queste aree. E dunque si sono sedimentate nel nostro modo di guardare queste presenze. Dunque, magari, chi lo sa, magari anche queste nuove varietà vegetali col tempo potrebbero diventare delle presenze che si sedimentano nel paesaggio, nella visione del paesaggio che abbiamo. Tra l'altro, io non sono un botanico, evidentemente, dunque non sono in grado di valutare l'impatto, appunto, di queste nuove varietà, ma cito uno studio di alcuni anni fa dell'Università di Zurigo, secondo cui nell'Europa centrale non sarebbe noto alcun caso in cui le piante neofite abbiano portato all'estinzione di specie vegetali autoctone. Adesso non so se studi più recenti magari contraddicono questa affermazione, ma in molti casi queste piante neofite si sviluppano, perlomeno in una fase iniziale, all'interno di nicchie ecologiche non occupate dalla flora nativa. Vi sono naturalmente delle eccezioni, pensiamo alla robinia. La robinia è stata importata, perlomeno per quanto riguarda la Svizzera, a fine 800, nella seconda metà dell'Ottocento, per le sue qualità del suo legno adatto per le opere di ingegneria idraulica, ma anche per la costruzione di terrapieni lungo i tracciati ferroviari, e proprio la ferrovia ha favorito poi la diffusione della robinia, perché con le correnti dei convogli ha favorito lo spostamento delle spore, il trasporto delle spore nei vari territori toccati. Dunque la robinia oggi è una presenza molto diffusa e che fa parte del panorama arboreo di buona parte dell'area sudalpina. Vorrei concludere queste rapide riflessioni tornando a un aspetto che Giacomo Bonanna aveva menzionato all'inizio, ovvero a quello della varietà delle impostazioni che sembra caratterizzare la storia ambientale e che si ricollega alla diversità dei quadri storiografici nazionali, e quindi è una differenza di sensibilità nell'approcciare la storia ambientale, per esempio, tra il mondo tedesco e il mondo italiano. E a varie riprese si è sottolineato questo diverso orientamento che sembra caratterizzare appunto l'area latina, diciamo così genericamente l'area latina, soprattutto specialmente legata prevalentemente all'eredità della storia dell'agricoltura, la storia del paesaggio, la storia del territorio, e l'area tedesca, più genericamente nord europeo, si potrebbe dire, maggiormente attenta ai temi legati alla modernizzazione, all'industrializzazione, alle innovazioni tecnologiche e alle loro ripercussioni sull'ambiente. A dire il vero, ecco, questa distinzione tra mondo latino e mondo tedesco si potrebbe dire che è quasi un luogo comune delle scienze umane, lo troviamo in quasi, credo lo si ritrova in quasi ogni ambito delle scienze umane,
e tra l'altro un dibattito lunghissimo. Insomma, Bonstetten nel 1824 scrisse un famoso pamphlet, L'homme du midi et l'homme du nord, l'uomo del sud e l'uomo del nord, per contrapporre quasi antropologicamente il mondo tedesco, l'identità del mondo tedesco e il mondo, l'identità antropologica del mondo latino, dell'uomo latino italiano. Poi li ritroviamo naturalmente anche negli approcci culturalisti di inizio Novecento. Penso a Jakob Hunziker, famoso etnografo svizzero, autore di importanti lavori di etnografia e sull'architettura alpina, fino ad arrivare, per restare in ambito trentino, evidentemente alla famosa frontiera nascosta di John Cole e Eric Wolf. La distinzione poi la ritroviamo anche in altri ambiti più vicini al mondo, alla ricerca così territoriale. Penso a un recente articolo di Guglielmo Scaramellini, geografo, che riferendosi all'evoluzione territoriale dell'area alpina ha rilevato come le aree latine, italiane, sarebbero tradizionalmente portate ad apprezzare la cultura urbana e a sottovalutare quella rurale, e quindi anche le modificazioni radicali di cui è oggetto il territorio e i suoi paesaggi. Al contrario, invece, secondo Scaramellini, i paesi di cultura tedesca, di cultura germanica, nei quali la cultura contadina stessa, almeno nelle aree montane, appare ancora oggi importante, ecco che questi processi sono stati meglio controllati, i processi di trasformazione del territorio sono stati meglio controllati e governati, e dunque lo sviluppo urbano insediativo ha convissuto meglio in modo più ordinato e più organico con la realtà, con le società rurali. Questa distinzione tra mondo germanico e mondo latino lo troviamo anche nei lavori in alcune pagine di Antonio De Rossi, uno dei più attenti e profondi conoscitori della realtà alpina e della sua cultura architettonica e territoriale. Secondo Antonio De Rossi, nell'attuale cultura architettonica alpina vi sarebbe una assai netta differenza tra l'area italiana, appunto, e quella tedesca. Se nella prima, nell'area italiana, prevale una visione in cui lo sviluppo locale è pensato in termini di patrimonializzazione, di valorizzazione e patrimonializzazione dei beni e delle risorse storiche dei territori, ecco che nella seconda l'avanzare della cultura ecologista ha determinato non solo una progettualità di conservazione del patrimonio, del patrimonio naturale, ma anche e soprattutto una maggiore attenzione verso l'innovazione tecnologica, verso le energie alternative, verso l'uso di materiali sostenibili e così via. Ecco, credo siano riflessioni interessanti, in quanto interpellano ancora una volta fondamentalmente il ruolo tra l'uomo e l'ambiente in questi due modelli. Tuttavia rimane da spiegare l'apparente difficoltà del paradigma patrimoniale, che prevalentemente presente in Italia, in area italiana o latina, ad integrare appunto la progettualità, una progettualità più attenta alle dinamiche ambientali. Antonio De Rossi lo associa all'uso ancora utilitaristico e turistico di questo approccio patrimoniale, e dunque questo andrebbe a discapito appunto di una visione in cui vengano maggiormente tenute in considerazione le esigenze e le necessità ambientali. Ecco, ripeto, alle origini e alle cause di questa cesura tra mondo alpino e mondo italiano, latino e mondo tedesco, sono state dedicate innumerevoli lavori, innumerevoli opere, che però credo non sono certo che tentare di darne un'ulteriore lettura attraverso le dinamiche ambientali o la storia ambientale possa aggiungere qualcosa di nuovo. Non ne sono convinto. Ritengo che una maggiore attenzione vada piuttosto posta a un'altra cesura,
che, perlomeno pensando al caso svizzero, si sta delineando in modo sempre più netto da alcuni anni a questa parte. E mi riferisco al crescente scollamento nella concezione del rapporto tra uomo e ambiente che si sta delineando tra, da una parte, il mondo urbano, le città, e dall'altra parte il mondo rurale e il contesto alpino in modo specifico. Una serie di votazioni succedutesi proprio in Svizzera nell'ultimo decennio, penso a una votazione sulla pianificazione urbanistica e territoriale, a una votazione sul consumo del suolo, alla votazione sulle residenze secondarie, alla votazione sui grandi predatori, dunque il lupo, eccetera, eccetera, a una votazione sulle misure di politica ecologica, tra l'altro una votazione a cui la Svizzera andremo a votare fra pochi mesi. Ecco, tutte queste votazioni in modo sistematico hanno visto contrapporsi la maggioranza urbana tendenzialmente più favorevole alle misure di, diciamo così, tra virgolette, di impronta ecologista, ambientalista, alla minoranza rurale alpina, invece più reticente nei confronti di queste misure. Ora, va sottolineato che una parte di queste misure hanno ricadute più dirette e immediate proprio sulle realtà alpine, e questo spiega appunto probabilmente la reticenza ad adottare queste misure, nel votare queste misure da parte dei cantoni alpini. Penso alla limitazione sulla costruzione di nuove residenze secondarie. I cantoni alpini in blocco hanno rifiutato questa proposta di legge, ma che è entrata in vigore perché appunto la maggioranza urbana di pianura svizzera appunto l'ha imposta all'insieme della Confederazione. Dunque, in modo un po' caricaturale, potremmo dire che ci troviamo di fronte a una situazione in cui, per certi versi, per molti decenni, la città ha imposto alle Alpi il suo modello di sviluppo, quello fordista, industriale, ma che ora, visto che tale modello è apparso oramai inadeguato, la città ne vorrebbe imporre un altro alla montagna. Certo, è una visione un po' schematizzante e semplificatrice della realtà. Credo che però per la storia ambientale sia importante cercare di mettere a fuoco i processi che nel corso del tempo influenzano la relazione tra le pratiche da una parte e la rappresentazione del rapporto tra uomo e natura. In altre parole, credo che voglia dire che in spazi e tempi identici possono convivere culture ambientali diverse. Abbiamo sempre pensato al tempo che dà luogo a un'evoluzione delle culture ambientali, ma queste culture ambientali probabilmente diverse possono convivere in spazi e contesti identici. E che il prevalere dell'una e dell'altra dipende, e qui l'abbiamo già detto, è già stato detto in precedenza da Vilco e da Giacomo, il prevalere di una o dell'altra dipende anche dai rapporti di forza politici, economici che si instaurano all'interno dei paesi, dei vari contesti. Dunque, in tale ottica si può ipotizzare che le posizioni più aperte verso le politiche ambientaliste da parte del mondo urbano probabilmente non sono ancora, ancora una volta il riflesso di un immaginario del rapporto uomo-natura che viene proiettato, naturalmente attualizzandolo, sugli ambienti montani. Dunque è un'attualizzazione siamo ancora di fronte a un riflesso che è un riflesso di quello già presente in epoche precedenti, nell'Ottocento, quando si inventa la natura alpina come natura incontaminata. Ecco, qui siamo di fronte a una nuova rappresentazione che viene imposta ancora una volta al contesto alpino. Ecco, per concludere dunque questo, per dire cosa fondamentalmente? Che in quest'ottica gli strumenti della storia, la critica delle fonti, la messa in contesto, rimangono quindi in questa prospettiva degli strumenti essenziali, e questo anche e soprattutto quando gli interrogativi della storia ambientale si indirizzano oramai chiaramente e opportunamente verso una più accentuata
interdisciplinarità. Certo, l'interdisciplinarità è fondamentale, ma non dimentichiamoci gli strumenti tipici dell'analisi storica, che rimangono fondamentali per una corretta lettura del divenire della contestualizzazione ambientale. Ecco, vi ringrazio per l'attenzione e grazie. Grazie mille a te Luigi per questo intervento e per insomma, le suggestioni, le proposte, le questioni che hai posto. Io anche per le tempistiche ricordo a tutti quelli che sono all'ascolto che è possibile fare delle domande, degli interventi, dei commenti attraverso la chat e poi o io o Katia insomma li leggeremo ai relatori o eventualmente risponderemo anche noi a seconda di chi vorrete coinvolgere. Ho visto anche che ci sono presenti alcuni degli autori e quindi in quel caso direi che se vogliono dire qualcosa o intervenire possono farlo direttamente attivando la webcam e il microfono e parlando, insomma, poi eventualmente gli manderemo il modulo per la liberatoria perché poi l'evento sarà pubblicato nei canali social dell'istituto. Quindi ditemi voi, naturalmente a partire dagli autori. Nel frattempo io dico che la questione che sia Luigi che Wilco hanno posto, cioè quella della difficoltà anche di andare a definire e delineare il campo della storia ambientale, era un'altra delle questioni su cui abbiamo ragionato proprio come questione basilare quando abbiamo iniziato a riflettere su questo numero. L'idea è stata proprio quella di non andare a individuare un sottocampo di studi, un argomento ben delineato, proprio per cercare di mostrare queste possibili strade, queste possibili ibridazioni tra diversi campi di studio e come la storia ambientale, forse più che un campo di studio a sé stanti, possa essere considerato un modo per rileggere e rianalizzare dei filoni di ricerca preesistenti, a partire anche da filoni tradizionali e consolidati, come può essere quello della storia politica, e si veda il caso di Elisa Tizzoni, ma anche della storia economica, con il lavoro di Katia, e altri esempi si potrebbero fare. Anche sull'interdisciplinarietà è chiaro che si entra in un discorso legato a dinamiche molto spesso anche sbilanciate in un senso o nell'altro di relazioni tra discipline, che non sono poi solo relazioni tra campi di sapere e paradigmi, ma anche tra dimensioni di rapporti istituzionali diversi, di possibilità anche di accesso alle risorse per chi ovviamente si occupa di questi temi in ambito lavorativo e quindi tutta una serie di questioni complesse e particolari. Un esempio rispetto a quello che diceva Luigi di chi forse può essere visto come un campo di studi interessanti per capire le prospettive di questo dialogo può essere l'archeologia, che è pur sempre come la storia una scienza del contesto e che utilizza già a partire dal LIDAR e da altre tecnologie tutta una serie di apparecchi e di metodi che sono stati pensati per il campo delle scienze naturali o simili e che però vengono utilizzate proficuamente anche nel campo insomma, delle discipline umanistiche. Vedo un intervento di Andrea Bonoldi, intanto che vi leggo, che è per entrambi i relatori e è sulla possibilità di superare la dicotomia tra obiettivi ambientali e attività economiche sul territorio, di cui entrambi appunto avete fatto cenno. E la domanda è, in riferimento ai casi che conoscete, se si è diffusa la pratica di definire il valore economico dei beni ambientali e l'impatto economico dei provvedimenti di politica ambientale. Si tratta, a parere di Andrea Bonoldi, di un passaggio cruciale per garantire l'accettazione delle pratiche ambientali presso le comunità locali. Non so chi dei due voleva rispondere per primo. Ma io potrei abbozzare una risposta. Certo, evidentemente il problema è reale e se penso ai contesti alpini, il problema è soprattutto quello di riuscire a far convivere, far convivere le necessità di mantenere delle attività economiche con la salvaguardia ambientale. E riallacciandomi a quanto diceva Wilco sulla sua presentazione sui parchi naturali, sempre più la tendenza è quella
di promuovere dei servizi ecosistemici, i famosi, i noti servizi ecosistemici. Nel caso del Ticino, nel caso svizzero, anzi, potrebbe allargare, anche se in un contesto federalista è sempre un po' difficile generalizzare, come sapete, buona parte del territorio svizzero, e in particolare del territorio alpino, non è proprietà pubblica, ma è proprietà dei patriziati, vale a dire quelli che in Italia sarebbero grosso modo gli usi civici, insomma, anche se non è la stessa cosa. Dunque sono proprietà collettive, ecco. Che spesso e volentieri questi enti non hanno risorse sufficienti per assicurare una gestione tale che concili le necessità economiche con la preservazione, la valorizzazione anche in termini turistici così, di questi territori, di questi ambienti. E dunque la soluzione è quella dello sviluppo di sistemi ecosistemici attraverso l'intervento diretto dello Stato, che partecipa meglio ai finanziamenti di queste opere, ad esempio di riforestazione o di ripristino dei boschi, di creazione di selve, di ripristino di selve castanili, di sostegno alle attività dell'alpicoltura e così via. Dunque siamo di fronte appunto a questo tipo di soluzioni che mettono in relazione due realtà istituzionali che fino a pochi decenni fa assolutamente erano completamente disgiunte, ma che finalmente riescono a parlarsi, a collaborare. E questi sono risultati abbastanza importanti che trovano una soluzione efficace, appunto. Io a questo riguardo ho fatto delle ricerche in passato, ma ho solo un esempio relativo all'attività di caccia e al controllo di quelli che sono considerati grandi predatori, orsi, lupi, eccetera, che adesso normalmente l'accettazione di questo tipo di reintroduzioni, perché in tutte le Alpi si tratta di reintroduzioni o nuovi arrivi da zone limitrofe, viene compensata in maniera economica dallo Stato per le perdite a cui sono soggetti gli allevatori. Quello con cui mi sono occupato io è che questo ha anche una storia più lunga, cioè la relazione con quella che si può dire la biopolitica dell'introduzione di animali predatori è cambiata nel corso del XX secolo, passando da soldi che vanno dallo Stato ai privati per uccidere questi animali, quindi ridurre questo rischio biopolitico, a, direi, attorno agli anni 40-50, soldi che invece vanno dallo Stato agli allevatori sempre, non per uccidere questi animali, ma per compensare le perdite e sostenerle la preservazione. Questo è stato un processo che si è visto in tutti i paesi dell'arco alpino, sia l'Italia che l'Austria. La Svizzera in realtà non lo so, ma immagino di sì, e so della Germania, in cui le limitazioni della caccia di determinate specie sono diventate finanziamenti diretti per la tutela del rischio biopolitico che questi animali impongono. Rischio biopolitico che può essere sia degli armenti, sia paure espresse in vari giornali, soprattutto di area trentina, rispetto all'orso degli anni 50 che ho analizzato, paura che l'orso potesse uccidere i bambini, attaccare le donne, oltre agli armenti, e forti finanziamenti che però non sono stati istituzionalizzati fino a, oserei dire, pochi decenni fa. Sono stati finanziamenti che sono arrivati dall'amministrazione provinciale, nel caso del Trentino Alto Adige, in maniera discontinua, quindi quando c'era un incidente veniva fatta una richiesta e i soldi veniva decisi di darli. Oggi questi sistemi sono molto più istituzionalizzati, fanno molto più parte dell'attività economico-finanziaria quotidiana del come trattare queste risorse ambientali, se vogliamo usare questa terminologia molto fredda.
Grazie. Vedo che il professor Cornelissen aveva alzato la mano e gli lascio la parola. Una piccola domanda, una domanda molto breve. Prima di tutto grazie per i vostri contributi che erano molto molto interessanti. La mia domanda è in quale misura la storia ambientale può dire anche qualcosa sulla storia delle infrastrutture. È un tema che non avete toccato per certamente motivi diversi, ma io lo chiedo perché l'ISIC, il nostro istituto, fa parte della Fondazione Bruno Kessler, che è coinvolto nella programmazione del Next Generation Europe, che porterà molti investimenti a Italia e sicuramente con grandi effetti sull'ambiente. E questo mi porta semplicemente alla domanda: possiamo dire qualcosa come storici dell'ambiente, anche qualcosa serio e anche nella previsione del futuro sulla storia delle infrastrutture? Quali sono le connessioni fra questi due campi che spesso vengono insieme adesso? Grazie professore. Non so se, prima di lasciare la parola anche ai due relatori, la lascio anche a Davide Orsini per il motivo che è la persona che si è occupata, insomma, di questo intreccio tra storia della scienza della tecnica e storia dell'ambiente. Lui proviene, insomma, dal campo delle STS, che è, poi questo eventualmente ce lo confermerà lui, un campo in cui è più intenso il dialogo appunto tra questi temi e quelli della storia dell'ambiente, soprattutto nel contesto nordamericano, e quindi oltre a quello che magari voleva dire può aggiungere sicuramente anche qualcosa su questi aspetti, e poi lascio anche la parola ai due relatori se vogliono integrare su questi temi. Prego Davide. Sì, grazie. Mi sentite? Sì. Ok, perfetto. Sì, innanzitutto volevo ringraziarvi per aver organizzato questa presentazione e ovviamente in precedenza anche per l'invito a far parte del volume, quindi volevo ringraziarvi per questo. In seconda battuta, appunto ascoltando i vari interventi, mi sono venute in mente un paio di cose, ma la prima è che in modo un po' forse molto banale, mi sento un po' rappresentante dell'ambiente, l'unico rappresentante dell'ambiente marino, e quindi in qualche modo volevo anche così aprire una finestra sul grande sviluppo che la storia ambientale ha avuto in questo ambito. Non solo parlo dal punto di vista della storia della scienza e della tecnologia con i volumi vari di Jacob Hamblin oppure di Naomi Oreskes, il cui ultimo volume sembra Opus Magnus, come lo chiama lei, molto interessante da questo punto di vista. C'è un altro aspetto. Giacomo sottolineava, diciamo, un po' il mio background in STS, e ognuno di noi ha background diversi, e forse questo rende la storia ambientale un dibattito molto ricco e forse senza una direzione necessariamente prestabilita, ben precisa. Però lo rende anche molto interessante perché ovviamente ci sono molti punti di vista, molti approcci diversi, a volte anche radicalmente diversi. Un punto su cui volevo focalizzarmi è l'idea che fondamentalmente nell'intreccio fra Science and Technology Studies e storia ambientale, questa diciamo dualità fra ambiente e cultura, cultura e natura è stato ampiamente superato, e quindi fondamentalmente il dibattito su come superare questi due ambiti ormai non esiste quasi più, è una questione di pratica. Ecco, percepisco però una certa permanenza di questa dualità nello sfondo, cioè si parla di superarla, però all'atto pratico esistono ancora categorie che in qualche modo impediscono questo sviluppo nella pratica della storia ambientale, o forse potremmo dire nelle environmental humanities, ecco. E quindi non vorrei si ricadesse, diciamo, in una storia culturale, una storia sociale dell'ambiente, che secondo me sono altro.
dalla direzione nella quale invece questo campo si sta muovendo. Non lo percepisco come una disciplina, perché una disciplina ha le sue regole, ha le sue tradizioni, ovviamente, anche i suoi paradigmi e forse anche le sue prescrizioni. Lo definirei un campo di esplorazione che amplia i temi della ricerca e forse non si preoccupa molto di stabilire i confini disciplinari preesistenti, ma cerca magari di focalizzarsi sui problemi. E poi, ovviamente, aprendo questi problemi, è aperta a diverse interpretazioni del problema stesso. Quindi non solo uno scambio fra scienze sociali e scienze naturali, ma direi anche all'interno delle scienze naturali e delle scienze storiche, veramente l'integrazione, la compenetrazione di curriculum, di background, di domande diverse necessariamente. E in questo viene ricompresa anche la questione delle infrastrutture, secondo me, per rispondere un po' al tema che veniva sollevato. Credo che Tensions of Europe, per esempio, che è stato un po' un modello da questo punto di vista, riscrivere la storia europea attraverso la storia dei collegamenti, delle infrastrutture, soprattutto dal punto di vista della scienza e della tecnologia e delle grandi opere, ecco, credo che forse questo tema potrebbe essere ripreso all'interno di un focus molto più spinto sulla storia ambientale. Però questo credo che sia una sfida per il futuro e credo che sia anche una sfida molto, molto importante alla luce di quello che diceva il professor Cornelissen. Scusate, mi grazie, taccio. Grazie Davide. E volevo sentire se anche i nostri due relatori avevano un commento sul tema ambiente e infrastrutture. Sì, se posso. Penso che sia inevitabile considerarli assieme, perché le infrastrutture sono uno dei maggiori interventi umani sul territorio, trasformativi. Per esempio la storia della costruzione delle dighe e i suoi impatti sociali, ambientali e le sue impatti trasformativi sui paesaggi e sulle società umane hanno un fortissimo ruolo soprattutto nella storiografia italiana, ma anche più recentemente in parte della storiografia tedesca. È uscito da recentemente un fascicoletto della RCC Perspectives dedicato a un convegno sui rapporti tra storia ambientale italiana e tedesca che si è svolto sul lago di Como ormai 2 anni fa, perdo il conto del tempo con questa pandemia, in cui alcuni relatori hanno fatto fortemente vedere come l'infrastruttura idroelettrica, e si collega anche a un accenno fatto nelle domande che vedo all'atto da Oscar Gaspari, la trasformazione idroelettrica del territorio può essere o va considerata necessariamente come parte integrante della storia ambientale. E poi ovviamente c'è tutta la questione anche dei trasporti. Luigi accennava al ruolo delle ferrovie nel trasporto delle robinie lungo linee agrarie, che mi ha fatto ricordare di un libro di Ernesto Schick intitolato Flora ferroviaria, che è un libretto non di storia ambientale ma di un botanico che, guardando proprio lo scalo merci di Chiasso Mendrisio, ha fatto una storia nel corso di 10 anni sulla trasformazione dei tipi di piante che sono state portate dai treni dal nord Europa lì o dal sud Europa in quella zona, e queste trasformazioni sia vegetali, biologiche che territoriali, materiali, sono essenziali per la comprensione sia della storia delle infrastrutture che della storia dell'ambiente, e si potrebbe andare avanti sia considerando storie ambientali più strette. Io faccio fatica a fare queste distinzioni, per me la storia ambientale include sia la storia sociale dell'ambiente che le storie naturali dell'ambiente, mi faccio un po' fatica a fare distinzioni troppo precise, però lo spirito anche di tutta la storiografia sui conflitti ambientali, per esempio nell'ultimo ormai trentennio per la costruzione di una linea ferroviaria veloce da Torino a Lione, è una storia sociale dell'ambiente e una storia delle infrastrutture che secondo me va ancora scritta a pieno, perché è ancora troppo in corso per
la storiografia, ma che diventerà presto più che necessaria e di cui Marco Armiero nel suo volume Le montagne della patria ha dato solo un breve accenno, ma è un argomento che richiederebbe molta più ricerca. Ci sono, immagino, nell'arco alpino altri, molti altri esempi di questi tipi di battaglie in cui un'idea di ambiente calata dall'alto verso il basso, su cui il treno è sempre bene, il treno è sempre un miglioramento, e la battaglia dal basso si scontrano e sono idee diverse di cos'è un miglioramento ambientale del territorio. Se Luigi non voleva intervenire su questo, leggo. No, appunto, non ho niente di particolare da aggiungere. Vilco ha sottolineato, accennato al tema delle dighe, che evidentemente è un tema per l'ambiente alpino, ma non solo, naturalmente. È un tema importante, tenendo presente però ancora una volta l'importanza di leggerle in termini storici, questi fenomeni del rapporto tra l'infrastruttura e l'uomo, e l'ambiente, scusate. Se penso alle iniziative di resistenza contro queste realizzazioni, mi sono battuto recentemente in alcuni lavori sulla Svizzera, insomma, non sono particolarmente originali, ma che credo sia importante sottolineare come questi movimenti di resistenza, che li ritroviamo negli anni, alla fine della parabola dell'infrastrutturazione delle dighe, negli anni 60-70, proprio per motivazioni essenzialmente ecologiste, potremmo dire, legate ai movimenti ecologisti di protezione degli ambienti alpini, della fauna, della flora, eccetera, eccetera, ma in realtà li ritroviamo già negli anni 20, dei movimenti di contestazione, di opposizione alla costruzione di queste infrastrutture, ma che in realtà hanno ben poco a che vedere con le preoccupazioni ambientali, hanno a che vedere con la protezione delle zone economiche, di aree economiche, dunque di pascoli destinate al pascolo per l'attività produttiva, a zone eventualmente anche agricole, a siti abitati, abitazioni, dunque di luoghi di vita, e addirittura poi subentrando inoltre tutta la dimensione ideologica della contrapposizione al grande capitale esterno che investe e sfrutta le risorse della montagna, eccetera, eccetera. Dunque, ancora una volta, questa idea di leggere il rapporto tra uomo e ambiente, ma considerando che le motivazioni che ci stanno dietro, o le ragioni che stanno dietro alla costruzione di un tipo di rapporto, sono molto diverse da epoche a epoche e cambiano nel corso del tempo. Grazie entrambi per l'intervento. Stefania Gallini invece segnalava, insomma, la disparità tra una crescita intensa delle ricerche di storia o storiografia ambientale di contro a una staticità della rappresentazione di questa disciplina in ambito accademico. Insomma, potremmo riprendere l'idea di questa crescita lineare, esponenziale, di cui siamo diventati un po' tutti, insomma, conosciamo un po' tutti negli ultimi due anni, tra queste due tendenze, in particolare in Europa, ovviamente, che ben diverso è il caso nordamericano, magari Stefania ci può dire anche qualcosa invece su quello sudamericano eventualmente. Su questo Wilco ha fatto anche un accenno al contesto tedesco, che in realtà, che noi spesso consideriamo il contesto più avanzato dal punto di vista della storia ambientale in Europa, c'è una sola cattedra, se ho capito bene, realmente dedicata alla storia ambientale, forse che ci fa avere una percezione diversa, sono alcuni centri di ricerca, a partire dal Research Carson Center in particolare. Non so se voleva aggiungere qualcosa su questo e se Luigi voleva farci qualche riferimento al caso svizzero. Ecco. Ma sul caso svizzero, evidentemente sono diversi gli ambiti, perlomeno accademici, istituzionali, che si stanno muovendo proprio nell'ambito della
della ricerca ambientale. Avete un autore, presente un autore nel volume, Christian Rohr, che ha ripreso un po' le redini di uno dei pionieri, in un certo senso, della storia ambientale, in particolare della storia del clima. Christian Pfister è stato uno delle grandi figure a livello internazionale di questo tipo di analisi. Però vorrei sottolineare, per quanto riguarda perlomeno il contesto alpino, attualmente l'Università di Losanna ha aperto una sorta di antenna a Sion, nel Canton Vallese, che lavora nel campo. Sono l'equipe formata soprattutto da geografi, ma con una rete di contatti legati alle discipline della politologia, della sociologia, dell'economia politica, della storia naturalmente, ma tutti attorno alla dimensione ambientale, intesa in termini molto ampi naturalmente, ma in termini ambientali del contesto alpino, voglio dire. Dunque il panorama è molto fluido, perlomeno in Svizzera è molto fluido, e si sta rapidamente evolvendo. Altri esempi: nel canton Uri è stata aperta un'antenna legata all'Università di Losanna, ma ancora una volta in connessione diretta con la storia del mondo alpino, ancora una volta con un approccio un po' più culturalista, diciamo così, ma con un'attenzione spiccata, ancora una volta, proprio perché situata nel canton Uri, dunque nel centro delle Alpi svizzere, al contesto alpino. Sulla situazione in Germania, è vero, la Germania o l'area di lingua tedesca è la regione della Società Europea di Storia Ambientale che ha la maggior presenza all'interno della Società Europea. Però è anche vero che appunto in Germania c'è una sola cattedra dedicata a Friburgo, e anche il Rachel Carson Center è stato un progetto, è stato un centro molto ben finanziato, ma che ha corso fino a quest'anno a progetto, con un progetto che è corso per 12 anni. I suoi direttori sono uno è un professore di americanistica e non di storia ambientale, e l'altro uno dei direttori del Deutsches Museum, che è uno museo di scienza e della scienza della tecnica. Quindi è una questione in Germania. L'Austria è una situazione un po' diversa, con qualche cattedra in più e leggerissimamente più struttura, un po' più vivace, ma il problema della Germania, lo accennerò solo brevissimamente, è la staticità del sistema con cui possono essere nominate le cattedre e il sistema verticistico della struttura. Quindi non esiste, non funzionano dipartimenti di stile americano, anche italiano, in cui diversi professori sono praticamente pari grado, ma i full professor sono Deus ex machina delle loro cattedre e dei loro dipartimenti, quindi ci sono pochissime posizioni di vertice, e cambiare denominazione a una di queste posizioni di vertice è un lavoro che non molte università intraprendono in nessun punto della loro vita, o prendono con molto lentamente. Si vedrà cosa succederà nel futuro, anche perché c'è una popolazione di eterni postdoc, di cui faccio parte anch'io ormai in Germania, che hanno ben superato la quarantina, che cercano posti di docenza, che purtroppo, per come è strutturato il sistema, ce ne sono ben pochi. Quindi la possibilità è che si finisca all'estero rispetto alla Germania, anche molto avanti nella propria carriera. Grazie, sì. Grazie Wilco per questo commento. Giacomo, guarda, io prima di dare la parola a Vittorio Tigrino, che ha alzato la mano, che è uno dei nostri autori, leggo un paio di domande, insomma commento, ce ne sono molte. Oscar Gaspari ci scrive: per l'Italia, sottovalutata la storia del territorio a partire dalla lezione di Cattaneo, il concetto di patria artificiale, la questione fondamentale della gestione dell'acqua, dalle bonifiche all'industria idroelettrica e la storia della politica istituzionale, il discorso di Turati, rifare l'Italia, osannato per l'impulso all'industria idroelettrica,
e la citazione della montagna come luogo di vita primitiva che doveva essere abbandonata. Diversamente dai cattolici che avevano come obiettivo, eccolo qua, la piccola proprietà agricola, tipica della montagna, e il rispetto dei diritti delle comunità sull'acqua gestita dall'industria idroelettrica, primo e maggiore sostenitrice del fascismo, vedi Ernesto Rosso. Mario Cerato ci scrive invece, è stata accennata all'opportunità barra necessità che le ricerche storiografiche ambientali siano condotte in modo interdisciplinare, può essere specificato meglio questo concetto? E leggo l'ultima di Claudio Lorenzini, poi lascio la parola a Vittorio. Una domanda per i curatori, in particolare a Katia Occhi, nei contributi dell'annale credo sia sottesa una certa tensione arricchente fra casi e fatti localizzati ed effetti macroeconomici, che va dal turismo alle alluvioni, dai boschi alle politiche comunitarie e così via. Cosa comporta questo legame fra locale e globale per la storia ambientale? Ecco, do la parola a Vittorio perché qui abbiamo moltissimi altri commenti, ma sono già le 12.56, quindi non voglio tiranneggiare. Prego Vittorio. Buongiorno a tutti, ciao. Non so se mi sentite bene, io avevo un problema di audio. Sì, assolutamente. Riuscite a sentire, grazie. Dunque, io prima di tutto vi volevo ringraziare come autore perché, come avete detto, avete operato in una situazione molto difficile, ma siete stati di un'efficienza, voi curatori e tutto il gruppo dell'Istituto, veramente straordinario. Quindi è un ringraziamento che estendo a tutti quanti, davvero, a tutto l'Istituto e poi in particolare ovviamente a voi due. E vi ringrazio anche i due relatori per l'occasione di oggi, per tutto quello che hanno aggiunto anche rispetto al numero. Io parlo da un punto di vista un po' eccentrico, perché sono anche un altro insieme a Davide di quelli che parlano di mare, non di monti, ma spero mi perdonerete se sono eccentrico in questo senso, o di spiagge più che di mari che mi occupo. Volevo toccare velocemente qualche tema generale, anche per sottolineare l'importanza di quello che avete rivendicato. Alcuni punti mi sono sembrati giustamente sottolineati. Ad esempio Giacomo ha fatto un cenno, e l'ha fatto anche nel suo saggio, e lo rivendica sempre, sull'importanza dei rapporti tra le discipline, su come questi rapporti si possono poi consolidare, che è anche una delle domande che mi sembra che siano state fatte da qualcuno nella chat, e che è una delle grandi domande della discussione della storia ambientale degli ultimi 20 anni, cioè quanto è sempre quella prospettiva lì. In molti saggi si è ragionato anche a livello internazionale su come la prospettiva interdisciplinare sia importante, al punto da arrivare, come se, ai gruppi, quelli che dicono che sì, è stata perseguita questa prospettiva, no, non lo è stata abbastanza, è solo di facciato, non lo è. Credo anch'io che sia molto importante, dal punto di vista di altre discipline, soprattutto anche a livello operativo, cioè come costruiscono le domande che fanno rispetto a un oggetto che è lo stesso di quello degli storici, cioè Giacomo faceva riferimento al fatto che si usano degli strumenti diversi da parte di alcune discipline, ad esempio. Quella è molto interessante perché evidentemente a seconda degli strumenti e delle fonti che si usano possono cambiare le domande, può cambiare il modo in cui si determinano i problemi, possono cambiare anche le procedure degli storici una volta che ci si confronta su questo. Ci chiedono anche queste discipline di ragionare magari in maniera diversa sui protagonisti delle nostre storie, ci danno delle prospettive su come ragionare ad esempio sulla ricostruzione delle tecniche con cui si gestiva l'ambiente, e la storia della tecnica è anche una storia molto puntuale a volte, se andiamo più indietro, andiamo nel tempo, più diventa puntuale, è importante fare una storia locale, molto, molto localizzata anche delle tecniche che si applicavano alla gestione ambientale. Sono tecniche concrete, e in questo senso secondo me le discipline altre possono dare alla storia molto, ma la storia può dare molto anche alle discipline non storiche, nel senso individuando e segnalando il legame molto specifico che c'è tra applicazione di tecniche di uso delle risorse ambientali e implicazioni sociali, implicazioni legate a chi sono i gruppi sociali che le mettono in opera queste operazioni. Questo porta, secondo me, un altro dei temi
che sono interessanti, che avete discusso oggi, sono centrali, che è quello del rapporto tra coloro che appartengono a discipline diverse e il modo in cui fanno loro la storia, perché non sono solo gli storici a farla, sono anche gli scienziati naturali, sono anche tutta un'altra serie di esperti. Perché se è vero, come è stato detto, che oramai è stata superata sia dal punto di vista della ricerca storica che dal punto di vista di altre discipline, questa sorta di dicotomia tra natura e cultura, che era un po' uno degli obiettivi che la storia ambientale si è incaricata di rivendicare, non è detto poi che questa separazione sia una garanzia di utilizzo della storia, cioè dell'inserimento dell'elemento umano in una prospettiva storica così efficace da parte di altre discipline. Il ruolo applicato della storia è uno dei temi che forse bisognerebbe mettere al centro della riflessione della storia ambientale, cioè come si applica la storia quando ci sono degli interventi che coinvolgono competenze di più discipline diverse. Io trovo che ad esempio la storia ambientale sia uno dei temi dell'applicazione delle politiche ambientali oggi. Si usa molto la storia, ma molto spesso è usata da persone che non sono dei ricercatori di storia. È molto, come dire, rivendicata l'importanza, ma in maniera molto differente da un'applicazione all'altra. Luigi Lorenzetti ha fatto l'esempio dei processi di rinaturalizzazione e si chiedeva, ma come viene applicata questa idea di leggere processi di rinaturalizzazione, di ritorno alla natura, cioè nella categoria del ritorno a prospettive della natura che dei secoli, degli anni, dei decenni, delle ere geologiche precedenti, poi il modo in cui davvero viene dipinto questo passato a volte è molto singolare, cioè a che natura si vuole ritornare negli esperimenti di seguire, di ricostruire questi processi di rinaturalizzazione, che cosa hanno in testa le persone che oltre che studiarli li conducono, li determinano per certi versi. Io ho partecipato qualche anno fa, ad esempio in Italia, alla redazione del catalogo nazionale dei paesaggi rurali storici, che non era un processo applicativo, però era un processo conoscitivo che immaginava appunto che la storia e l'ambiente avessero delle loro peculiarità inquadrabili su prospettive storiche. È stato molto interessante, perché si vede che il modo in cui si proiettano l'identità ambientale dei luoghi nel passato è molto opaco, difficile da definire. Cioè, e trovo che quello che ha detto Luigi sia molto interessante, e trovo che sia interessante se lo si lega anche come ha fatto lui, del resto, forse pure come sto facendo io un po', andando oltre, magari anche travisando quello che lui ha detto, nel momento in cui si immaginano le politiche odierne sull'ambiente. Cioè, nella contemporaneità, come ha detto Luigi, ci sono soggetti diversi che proiettano le loro idee sull'ambiente, sugli interventi sull'ambiente, che dipendono molto dal luogo in cui vivono. Cioè, l'esempio questo sulla differenze tra visione dell'ambiente tra popolazioni che vivono in ambito rurale o in ambito urbano, e sulle richieste anche, sulla legittimazione degli interventi che dipendono dai gruppi sociali che li vivono, che li possono vivere più o meno direttamente, che li proiettano rispetto a delle aspettative che magari non hanno nulla a che fare con la loro pratica quotidiana di quell'ambiente. Tu dicevi che in Svizzera le persone che vivono in città hanno delle aspettative, chiedono degli interventi che non sono minimamente coincidenti rispetto ai gruppi sociali invece che in quell'ambiente vivono. Trovo che sia interessantissimo, perché fanno vedere come sia in una prospettiva diacronica che in una prospettiva sincronica è necessario tenere dentro i protagonisti concreti dell'ambiente, cioè i gruppi sociali, capire chi sta parlando, decifrare a livello molto specifico chi sta parlando di cosa. Cioè, questo esempio tuo svizzero, secondo me, è importante anche se lo proiettiamo nella discussione storiografica sulla storia ambientale, perché sono i gruppi sociali, è la definizione del gruppo sociale che dà valore al discorso sull'ambiente, alla descrizione, anche alle aspettative sull'ambiente. A seconda di chi parla, ci parla di un ambiente che è qualcosa, che potrebbe essere qualcosa d'altro, ma a partire da delle competenze e da una pratica concreta di quegli spazi ben diversa. Secondo me quello che hai detto, ripeto, forse lo traviso e mi perdonerai, però è un elemento che ci potrebbe anche far ragionare sulle categorie della scala,
perché la rivendicazione della scala globale rispetto alle implicazioni che ha il fare storia ambientale è piuttosto evidente, cioè se qualcuno anche chiedeva, forse Claudio Lorenzetti chiedeva, ma questo rapporto tra globale e locale è importante, ma come ci lavoriamo sopra? A me sembra che sia importantissimo, ad esempio, quello che hai detto tu. Da una parte è innegabile, e poi sono l'antropocene, tutto quello che sta succedendo, che ci siano delle implicazioni globali sulla storia ambientale. Dall'altra è innegabile che queste implicazioni globali ci siano state storicamente, non è che le scopriamo oggi. Dall'altra è nel punto di vista dello storico che poi queste categorie devono declinarsi in una maniera operativa. E allora lì io mi chiedo, come decidiamo di tenerli in conto? E ritorno e chiudo su quello che un'altra cosa che Giacomo sollecitava nel suo articolo e anche nell'introduzione e nella discussione di oggi, cioè le genealogie dei diversi approcci storici alla storia ambientale. Secondo me, per certi aspetti, il punto di vista e il caso italiano sotto questo aspetto ha detto molto, perché il caso italiano in una discussione che ha attraversato in maniere e con prese di posizioni molto diverse appunto il fulcro di questo tema, cioè l'approccio locale, l'approccio contestuale allo studio della storia ambientale è importante, anche intorno a quella discussione sulla microstoria di 40 anni fa, poneva questo elemento. Cioè, nel momento in cui noi decidiamo di dedicarci ad un oggetto che sicuramente ha delle implicazioni, come dire, molto localizzate e locali, questa nostra genealogia di discussione storiografica ci ha già dato forse una prospettiva come dire, che è strategica nell'aprire e nel discutere questa forma di approccio. Secondo me sì, noi abbiamo già ragionato, ad esempio, sulle implicazioni di come le categorie di una storia troppo legata a un punto di vista statale o un punto di vista urbano rispetto alla definizione dei problemi rurali, o a una storiografia che si è interrogata sulla necessità di disincrostare il linguaggio delle fonti laddove magari erano fonti che utilizzavano un linguaggio scientifico applicandole invece delle pratiche che si svolgevano secondo forme di conoscenza del tutto locali. Ecco, questa cosa qua, questa discussione storiografica qua in Italia, e non solo in Italia, ci ha già dato degli elementi che secondo me sono ancora oggi utili in maniera più o meno esplicita, sono anche rivendicati, è rivendicata questa utilità, nel momento in cui prendiamo in carico questa discussione, che è anche una discussione che attraversa i problemi di scala. Quindi immaginare che certe categorie le possiamo aggredire di nuovo a partire da questi strumenti, da degli strumenti che vogliono rivendicare un approccio contestuale, che vada al di là dei confini che la storia politica, ad esempio, ha sempre utilizzato, quelli degli stati e delle nazioni, potrebbe essere un altro elemento da mettere dentro la discussione, anche quando si ricostruiscono le genealogie della storia ambientale. Ho finito qui, scusate la lunghezza, ma la lunghezza deriva dall'entusiasmo delle vostre sollecitazioni che ho provato forse anche un po' a violentare, mi scuserete. Ma grazie Vittorio, anzi lei raccolte e rielaborate in maniera, secondo me, utilissima. Io direi anzi di concludere, avviarci alla conclusione a partire da queste ultime considerazioni di Vittorio. Ringrazio ancora ovviamente i nostri due relatori, ringrazio anche Vittorio, Davide e tutti gli altri autori che non hanno potuto partecipare oggi. Ringrazio tutti voi per l'ascolto e potete riascoltare il seminario, insomma, segnalarlo tramite i canali dell'Istituto, e sempre nel sito dell'Istituto trovate tutte le informazioni per gli altri eventi che sono in programma nelle prossime settimane. Grazie ancora a tutti.